Samsung Galaxy Fold 5. Tre motivi per cui è diventato il mio foldable preferito. Diciamoci la verità, l'hype nei confronti dei dispositivi è altissimo a ridosso del lancio e siccome oramai questo Fold 5 di Samsung è sulla piazza ormai da diverso tempo e io ce l'ho tra le mani da un paio di mesi, ho pensato di fare un video un po' diverso, per cui non la classica recensione dove andiamo ad affrontare tutti i temi, perché probabilmente chi è interessato a questo dispositivo già se l'è snocciolati ben bene, ma vorrei focalizzarmi più che altro sull'esperienza, sull'utilizzo. Siccome oramai, diciamo, è sulla piazza da tanto tempo, ha ricevuto aggiornamento Android 14 e sono stati corretti anche alcuni bug e io ce l'ho da così tanto tempo, ho pensato bene appunto di spostare il focus sull'aspetto più pratico e capire insieme a voi del perché questo dispositivo è così interessante e soprattutto per chi è pensato. Iniziamo con qualche dettaglio tecnico fondamentale poi per andare a determinare quelle che sono le caratteristiche principali e soprattutto i miei giudizi in base a questo periodo di esperienza. All'interno c'è uno Snapdragon 8 di seconda generazione con ben 12 GB di RAM. È disponibile in tre tagli di memoria, 256, 500, 12 GB o addirittura 1 TB interni. E poi c'è la batteria da 4400 mAh suddivisa in due parti, pertanto il risultato è che il peso sia piuttosto bilanciato tra i due lati, diciamo, nella parte esterna ed interna. Quando l'andremo ad aprire sentiremo appunto un buon bilanciamento. La ricarica wireless da ben 15 watt, solo 25 per quanto riguarda la ricarica via USB Type-C. I display, sui quali torneremo più tardi, sono quello esterno da 6,2 pollici, 120 Hz di refresh rate, con questo formato 23 noni, che lo rende particolarmente semplice da impugnare tenendo conto dello spessore. Mentre quello interno è da ben 7,6 pollici di diagonale, anche in questo caso è un AMOLED a 120 Hz come refresh rate, con questo rapporto 4 terzi che lo rende particolarmente adatto ad un uso di tipo, diciamo, office, un uso professionale, e anche questo è uno degli argomenti che mi ha interessato di più. Adesso che l'ho chiuso vi mostro le tre fotocamere posteriori, che sono da 50 megapixel la principale, da 12 megapixel quella wide, sempre 12 megapixel quella zoom 3x. C'è una fotocamera frontale da 10 megapixel esterna, mentre una interna pensata solo principalmente quindi per le videochiamate da soli 4 megapixel, ma con questo sistema particolare che la rende particolarmente integrata nel display e che va a nascondersi, o perlomeno la tendenza è quella di nascondersi al suo interno. Le dimensioni è un pochino, queste diciamo sono un po' le note dolenti, in questo momento lo vedete con la cover, che è un argomento molto interessante. Il peso è di 253 grammi con certificazione IPX8 e parliamo di 154,9 mm di lunghezza per 67,1 di larghezza e 13,4 di spessore, ricordo nuovamente senza la cover. Una volta aperto invece la larghezza diventa 129,9 e lo spessore si riduce a 6,1 mm. La cover, che dà spessore, peso eccetera, porta due funzionalità importanti. La prima, la possibilità di integrare il pennino, che adesso mi è caduto, che trovo veramente utile e comodo. E la cosa più importante, crea una grandissima stabilità al dispositivo una volta appoggiato su un piano, perché di fatto va ad ammortizzare completamente quella che è la sporgenza del comparto fotografico, che è importante, e qui lo vedete, ecco, da questo punto, da quanto è profonda qui questo incavo da dove c'è il flash. Le fotocamere sono molto sporgenti e in questo caso andiamo ad azzerarle
a svantaggio ovviamente dello spessore. Ma il primo punto di forza di questo Fold 5 sicuramente è l'integrazione dei suoi, la sua personalizzazione gestita a livello software per un display di questo tipo e il multitasking. Mi spiego meglio. Ho fatto il conto, sono esattamente 19 anni che utilizzo il doppio monitor sul computer e a casa, dove non ne ho uno, ho un dispositivo, un monitor wide che permette comunque sia di emulare questa situazione. Per me è fondamentale affiancare le finestre per lavorare e questo è un argomento molto interessante. Tralasciando il discorso pennino, che è quel tocco in più che permette sempre di aprire velocemente una nota, di andare ad interagire con un PDF con estrema semplicità. Ma poniamo un esempio, dovete prendere un appuntamento con una persona con la quale state comunicando attraverso un instant messenger che potrebbe essere WhatsApp. Ad esempio, voi potreste tranquillamente aprire il vostro calendario, come sto facendo in questo modo, e poi aprire il messenger che stavate utilizzando, per esempio. Ecco, queste sono, avete una conversazione da un lato e da una parte il calendario, dove facilmente potrete andare anche con il pennino ad interagire, quindi in questo modo, con estrema semplicità. Ma immaginate ad esempio un foglio di calcolo, un documento PDF, potete interagire con estrema semplicità. Ma come se non bastasse, basterebbe andare qui per svincolarlo, renderlo fluido all'interno del display, rimetterlo esattamente nella posizione in cui era prima e poi andare sempre a ridimensionarlo e gestirlo come meglio, rimandarlo nuovamente in tutto schermo. E ecco, questa è un'integrazione ottima, ma come lo è ad esempio con alcune app, partendo dalla app fotocamera, che quando la piegate a metà rimangono qui in fondo i tasti funzione e sopra il display, ma come potrebbe essere per esempio WhatsApp, un sistema dove è possibile andare a scrivere. Diciamo che nella parte orizzontale voi avrete anche la tastiera e questa, diciamo, è un'integrazione software fantastica che fa sì che Samsung abbia lavorato veramente bene in tutto questo tempo per non aver preso semplicemente un sistema Android e sbattuto dentro ad un dispositivo di questo tipo, ma dove c'è stato un vero e proprio sviluppo veramente interessante. Non dimentichiamo quanto appunto la penna in questo caso è estremamente utile e averla sempre qui a portata di mano è un qualcosa che lo rende estremamente interessante. E di certo l'aspetto multimediale non passa in secondo piano. In generale, per cui in questo includo il display, l'audio e le fotocamere. Il display, come dicevamo, sono entrambi dei display da 120 Hz. Quello esterno si utilizza comunque sia molto bene, con questo design che richiama, per quelli un pochino più age, come sono io, il Nokia Communicator, per cui molto stretto, però a vantaggio della versatilità con l'utilizzo ad una mano. Certo, lo spessore si fa notare, ma avendo così stretto l'impugnatura è tutto a vantaggio appunto dell'ergonomia e tutto sommato, come possiamo vedere, si fa piuttosto bene, tutto riesce piuttosto bene senza grosse problematiche. È utilizzabilissimo con una mano nella versione chiusa, sicuramente non nella versione aperta, ma il display è tanta roba. Sì, non è il primo foldable che provo, ho trovato dei foldable dove la piega è molto meno avvertibile sia dal punto di vista del tatto che dal punto di vista visivo, ma sicuramente è un ottimo display. Un piccolo esempio di multimedialità che volevo mostrarvi, ad esempio con Netflix. Un piccolo esempio ve lo faccio adesso, riprendo qualcosa in questo momento. Allora, intanto di default viene mostrato in questo modo, ossia
Ci sono delle bande perché il video ovviamente non è nello stesso form factor del display, ma è possibile scegliere di rinunciare ad una parte con questo movimento, per cui andando a fare un crop tagliando le due parti esterne si arriva in questo modo. E poi comunque è possibile anche decidere di tenerlo in questa maniera per utilizzarlo in questo modo mentre si fa dell'altro, e lo si tiene così senza problematiche. Ma la cosa che a me ha colpito particolarmente con i cattivi, con il nemico, è l'audio. Tutti nemici. Esatto. Perché l'audio, più un pilota è bravo, oltre ad essere estremamente alto in termini assoluti di volume, è un audio molto chiaro che non gracchia nella parte vocale, ma che incredibilmente ha una discreta profondità anche per quanto riguarda l'ascolto musicale e anche dal punto di vista cinematografico, perché nel senso che sia gli effetti eccetera, riesce a ricreare bene un audio altamente interessante. E la cosa che mi ha molto colpito, probabilmente causa appunto del fatto di avere degli speaker integrati su una superficie più ampia rispetto allo smartphone tradizionale, pertanto ha dei vantaggi sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda le fotocamere, certo non è un camera phone come possa essere pensato, però ragazzi, la parte fotografica è veramente interessante. Guardate qui, questi sono dei video fatti a tarda serata, tardo pomeriggio, per cui buio, pesto, alle giostre, con delle luci piuttosto forti, e quello che riesce a restituire sono delle immagini veramente incredibili. Ripeto, non dico da camera phone, ma ci siamo quasi, per cui anche in questo caso uno dice: guarda, ho un budget da camera phone, mi prendo uno smartphone più votato al mondo business per la produttività e mi trovo delle fotocamere che sono così così. No, in questo caso la scelta non deve essere fatta, perché anche il comparto fotografico è veramente incredibile. In parte già ve l'ho detto per quanto riguarda l'utilizzo per l'integrazione e il multitasking, ma diciamo che la sua ergonomia principalmente condizionata da questo kit, che lo rende anche simpaticamente sgargiante, è quasi fondamentale, perché la penna, che è passiva, non va ricaricata, non ci sono porte USB come in altri dispositivi, e questa cover che lo protegge, crea un alloggiamento per la penna e, come dicevo prima, abbatte la profondità delle fotocamere, è un qualcosa di quasi imprescindibile. Vederlo senza fa un altro effetto, è molto bello, forse un pochino delicato, però sicuramente, come vedete, ecco, la differenza la potete vedere voi stessi. È un bel dispositivo e il colore della cover va a recuperarlo, però certo, nell'uso di tutti i giorni, andare a lavorare con queste fotocamere che inevitabilmente vanno a far sbilanciare un dispositivo che di base è pensato anche per essere utilizzato appoggiato, può essere un problema. Questa l'ho trovata veramente, non sono un grande amante in generale delle cover, ma questa devo dire che è fatta veramente veramente bene, è stata progettata con un senso, non è solo la classica cover da dover affiancare, non è una semplice cover che serve per proteggere il dispositivo, ma è veramente qualcosa di pensato, e pensato bene, appunto per ottimizzare la sua fruibilità in ogni condizione. Brava Samsung! Ed eccoci quindi un po' a quelle che sono le conclusioni. Galaxy Fold 5 è un dispositivo non per tutti, in virtù delle dimensioni principalmente, perché non per tutti un dispositivo foldable che si apre così ingombrante, che una volta aperto è piuttosto inutilizzabile con una mano, non è sicuramente per tutti, sicura di certo. Ma per chi ha delle esigenze particolari, ma io mi focalizzerei principalmente sul concetto del multitasking, di poter utilizzare
costantemente due app o anche più di una, però principalmente due app una di fianco all'altra, è incredibile, specialmente appunto con l'utilizzo della penna che rende l'esperienza ancora più precisa e performante. Siamo onesti, passare da un'app all'altra è abbastanza semplice con qualsiasi tipo di smartphone, ma dover tenere sott'occhio due documenti contemporaneamente, un calendario, un PDF, un Excel, un testo, un sito web, andare a monitorare, a copiare dei dati da una pagina web, da quello che sia, inserirli altrove e farlo continuamente, in questo caso è estremamente facile e riesce tranquillamente a fare a meno in alcune situazioni di un computer portatile e di un tablet. Ricordiamo quello che vi ho detto prima, il simpatico nomignolo che gli ha affibbiato mio figlio, chiamandolo tablino, appunto perché ha la giusta unione tra quello che è un telefonino e un tablet. Effettivamente lui è quella giusta via di mezzo, è uno smartphone molto performante sotto ogni punto di vista, perché la scheda tecnica parla da sola, con più la possibilità appunto di aumentare le dimensioni del display e con un software che non è per niente scontato. È un software che si è evoluto nel tempo, non a caso è uno dei primissimi, il Galaxy Fold, uno dei primissimi ad aver creduto in questa nuova tecnologia, e appunto il numero stesso lascia intendere da quanto Samsung ci sta lavorando. Bene, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Samsung Galaxy Fold 5. Io vi aspetto nel prossimo video, sempre qui su tecnoandroid.it.